Wahey Kuj, ben ritrovati al vostro Andre Link 91 su Yo-Kai Watch Blasters. Però cominciamo la missione di oggi. Ovviamente non farò solo Wokshillo, perché non penso che Wokshillo duri un'ora e mezza di missione, quindi in 10 minuti ce la sbrighiamo, cominciamo anche il prossimo capitolo e andiamo avanti, insomma, alla grande, perché sono rimasto un po' indietro non avendo potuto registrare. Infatti i discorsi video ho registrato tipo una decina di video in un giorno, poi li ho editati durante le varie giornate. È stato tremendo. Comunque sia, continuiamo, andiamo. Il caos rinchiuso nell'inferno infinito si è risvegliato. Wokshillo a piana ciabatta. Ok. In missione. Il livello ci sto tranquillamente, non ho assolutamente problemi. Dopo quelle missioni comunque sia che abbiamo fatto nello scorso episodio. Guardalo. Sì, va bene, calmino. Aia. Lui cambia colore degli occhi. E in base al colore degli occhi... Wokshillo Barcolo, ma che stai dicendo? In base al colore degli occhi lui riceve attacchi speciali o fisici. E quindi ragazzi, davvero, dobbiamo stare molto attenti. Cerchiamo di sconfiggere comunque sia i polizocchio in modo che non ci danno fastidio durante la lotta. No, però questo no. Se riusciamo ad attirarlo in un punto dove non c'è nessuno, a meno che i nemici non respawnino. Ecco, vieni qua, Wokshillo. Da bravo. Guarda un po', c'è Andre Link che ti aspetta. Ehi, Wokshillo Barcolla. Si è trasformato in una barriera d'attacco, signore. Mio Dios. Infatti non gli facciamo nulla. Vedi? Ragazzi, vedi un po' che dovete fare voi. Lo Sapion? Dov'è lo Sapion? Ah, eccolo. No. No, gli ho cambiato attacco, ecco perché. Mannaggia, fa un sacco di danni. È una battaglia difficile, ragazzi, Quando è blu, quindi attacchi fisici? Ok. Non mi ricordo mai, perfetto. Buoni, oh mio Dio, attenzione. Ok, bravo. Ah! Ok. Vabbè, però. Sempre a me. Grande Sailorian che... Oh, sta andando? No, ma... Abbiamo battuto Wokshillo? Siamo diventati veramente forti. Sì, ma qualcosa non quadra. Se lo dice Sergente Quadro. Ok. Si è aperto... Cosa hai detto? Al rapporto la barriera nord-est ha ceduto, signore. Lo specchio guardiano che si trova dietro la via per l'inferno infinito. Sì, Wokshillo è fuggito nell'inferno infinito. Blasters, raggiungete subito lo specchio guardiano. Sto andando, capitano. La barriera quindi si è aperta. Cavoli, ragazzi. Diventa proprio una cosa difficile, allora. Va bene, andiamo nell'inferno infinito. Oh no, lo specchio guardiano è circondato da potentissimi yokai. Oh, Corocchio. Vediamo quanto sono potenti sti yokai. In Yokai Watch Blasters mi ha fatto dei danni impossibili, Però servono comunque sia moltissimo i curatori. Che succede? Ah, ok, l'invisibilità. Mi ha preso un attimo uno spavento perché dico, porca miseria, lo sta, vediamo come ci rimane. Grande Sailornian, quanto sei brava a curare. Ok, perfetto, Sailornian è una curatrice fantastica. Altro che Komasan. Komasan perché è un combattente, ok. Disnero, ma Disnero no, non è un pericolo. È così che lo usate? L'Energy Max? Sì. Non ti sta bene? E ce l'ho di in faccia se non ti sta bene. No, che dalla base ci chiami, è così che lo usate. Porca zozza, la difesa. Grande Sailornian, quanto è utile.
Ecco, è andato. Wow, guarda quante sfere qua. Ok, ci siamo. Purtroppo l'Energy Max l'ho usato in un momento sbagliato, ma ehi. Che importa, questo è il bello, insomma, giocare avendo possibilità minime proprio. Cavoli. Sta cuocendo. Ciao. Oh, che succede qui? La vittoria è tutto. Ah, no, ok. Oh, cavoli, ho calcolato male. Ho calcolato male la distanza. Ok, si sposta solamente. Ho avuto paura. Bene, forse perché stavo in salto non mi ha preso, ma non ne sono totalmente sicuro. Comunque sia, per il momento è rosso e quindi... è blu e quindi prendi attacchi fisici. Ah, ok, è al riparo, ecco. Sì, ma non tutti qui. Vabbè, loro mi seguono, che ci posso fare? Questi mentre ci proteggeranno, ok? Voi, madonna ragazzi, eccolo qua. Non ho fatto poi molto. Ecco, a posto. Ah no, ok, ancora. Attenzione. Noi stiamo qui, stiamo. Che ci frega a noi? Che cos'è quello? Sì, vabbè, però quanto ci vuole? Ho capito. Ma dai. Eccolo là. Vai. Ah, forse dobbiamo sconfiggere le bombette? Ok, ragazzi, ma... ancora, ma perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto due volte? Questo non ho capito. Vabbè, però intanto stiamo sconfiggendo, quindi va bene tutto. Ah sì, è anche ancora giallo. Oppala. Aia. La vista laser, mi ricordo, Wokshield, la vista laser io. Ancora. Accidenti. Va bene, fai comparire i tuoi scagnozzi. Dove sono? Qua. E un altro qua. Un altro qua su. Bravi ragazzi, pensateci voi. Andati. Ah, poi ricompaiono. Oh, attenzione. Vai, dai, ora ragazzi, ora. Oh, cosa? Ma no, attaccate, bravi, non pensate a me. No. Io non posso fargli niente in questa maniera. Oh, aiuto. Ecco, che è successo? Non ho capito mica che è successo qua. Ah, ma vabbè, ho capito. Però se lui non viene qui non posso fargli nulla. Eccolo, vai. Non mi interessa niente. Crepaci male, vai. È andato. Yeah. È fatta. Cosa mi dà? Melmanera? Sporco di Wokshillo. Wok è andato, sì. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto Wokshillo, mio. È tutto a merito vostro, grazie infinite per l'aiuto. Ottimo lavoro, una volta fuori di qui sigilleremo l'inferno infinito. E andiamocene fuori allora. Ah, insomma, non è che è difficile, però comunque sia attacca di continuo, poi può cambiare da attacco fisico ad attacco speciale, quindi devi essere preparato. Ad Usapion gli ho tolto l'attacco d'acqua, che era speciale, quindi niente, non poteva fare nulla. Perciò è andata così, dai. Però è andata bene, però. Rango Blaster sotto!
Eccola qua, sporco di vocillo. La sudicia sporcizia all'interno del vaso, non ha un buon odore. Ed eccoci qua. Grazie mille, ragazzi. Avete riportato la pace a Valdoro del passato. Allora, Overnian, che altro ci attende? Beh, stavo pensando di formare la mia squadra Blasters qui in città. Oh, che idea geniale! Prima di poterlo fare, vorrei chiedervi se posso unirmi a voi. Vorrei imparare tutto sui Blasters. Overnian, niente paura, ti copro io. E vai! Vuoi rinominare Overnian? Voglio solo vedere che... che possibili nomi ha casuali. Ultramax, Gatteroe, Gattacco, James. Ce l'abbiamo fatta! Sei diventato un discepolo affidabile. Non un discepolo, bensì un grande veterano. È incredibile! Troppa, guardate qui. Crecca dei gatti rossi e banda dei cani pallidi. Dopo la battaglia con Boxillo, Overnian si è rivolto a tutti gli yokai e ha creato l'associazione Blasters. Mi stupisce che sia successo tutto in quest'epoca. La cricca dei gatti rossi e la banda dei cani pallidi esistono ancora? Che cosa? Sei stato tu a creare la cricca dei gatti rossi e la banda dei cani pallidi? Sì, per non dimenticare le cose importanti imparate da voi. Tutto ciò che mi ha insegnato Jibanya nella sua ardente passione per la sua giustizia. E come sanno, il cui cuore è candido e puro come la neve. Io un momento, aspetta un attimo. Capisco che tu abbia scelto Jibanya per la cricca dei gatti rossi, ma... cosa c'è che non va? Sì. Perché non hai scelto me per l'altra squadra se ti servivano gli yokai bianco e gentile? Avresti potuto chiamarla squadra del fantasma bianco, no? Oh. Desolato Whisper, ma c'è un'ottima ragione. La squadra del fantasma bianco è un nome banale. Che cavolo! Che cosa? Conto su di voi, ragazzi! E ok, finisce un'altra bella avventura. Vediamo. Vediamo cosa c'è dopo. Il re dei Blasters. Il re dei Blasters. A quanto pare è un torneo enorme per stabilire quale team Blasters è il numero uno. Beh, sogno il fagno numero uno delle vicine Armia Ogna, vale? Ma mi stai ascoltando? Capitolo 9. Essere il Blaster non plus ultra. Non vedo l'ora. Brontolante? Quindi Brontolante è il prossimo. Bene. Miau. Oh, sono felice di rivedervi. Ne è passato di tempo. Maestro Mew, che cosa ci fa qui? In realtà sono passato solo per farvi una sorpresa. Oh, molto gentile da parte sua. Spero che tu non voglia sciogliere la nostra squadra un'altra volta. È possibile che la sorpresa sia ancora più grande questa volta? Calma, sto scherzando. Miau. Ho osservato i vostri progressi fino ad ora. Penso che ora siete pronti per passare al livello successivo. Il livello successivo? Intendi? È forse quello che credo? Insomma, Spuder Rospo! Di cosa stai parlando? Sto parlando di un torneo per eleggere la miglior squadra Blasters del mondo. Si chiama... Re dei Blasters! Buono. Essere il Blaster non plus ultra. È qui che riceviamo l'upgrade per Jibanyan? Re dei Blasters? Non se ne parla! Puoi spiegarci esattamente di cosa si tratta? Re dei Blasters! È un torneo enorme per eleggere la migliore squadra Blasters. Il torneo è organizzato dall'associazione Blasters, che seleziona solo le squadre migliori. Ogni squadra Blasters sogna di partecipare a questo torneo. È un onore immenso essere scelti per partecipare. Che cosa? Un corno, è sul serio un onore incredibile. Ma tutto così all'improvviso, miau, non so che pensare. Lasciate che vi spieghi. Comandi. Il mio nome è Comandi, sono qui per conto dell'associazione Blasters. Sono qui per aiutarvi, visto che parteciperete al torneo per la prima volta. Ah, capo di affagiolo, dai allora tutte le informazioni necessarie. Certamente, vediamo da dove posso cominciare. Il Re dei Blasters si svolge in due parti, le qualificazioni e la gara principale. Le qualificazioni si tengono a San Fantastico, nell'arena del Mar Anello speciale. Per qualificarvi dovrete superare altre squadre di Blasters. A quanto pare ci sarà da suonare un bel po'. Senza ombra di dubbio, considerando che il primo premio è molto ambito.
Come scusa, i vincitori ricevono un premio? Proprio così. Il primo premio consiste in un viaggio da sogno negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti sono un paese enorme che si trova molto lontano. E come potete immaginare, le porzioni di cibo sono grandi quanto il paese. Sul serio, vale anche per le barrette di cioccolato? No. Oh no! E per il gelato? No. Sì, e le porzioni... Ma non è vero, perché devi dire sì? E le porzioni sono così grandi che è impossibile mangiare tutto. Perché non conosce me? Non vedo l'ora, anch'io! Bene, allora ditemi, volete andare negli Stati Uniti? Beh, la domanda è ovvia. Bene, andiamo un po' un attimo a prendere il nostro amico Hovernian. Spero sia il 25 almeno. Al 32! Perfetto! Beh, direi allora di continuare. Andiamo avanti, allora, che c'è da quindi come prima? Ok, Ready Blasters, cominciamo. Essere il migliore dei Blasters. Con Hovernian al 32, ragazzi, è fantastico. Io pensavo tipo... un livello basso, 25, massimo 27, 28, 32, wow. Davvero, davvero, very nice, come dice Trump. Che, bisogna abbattere un po' tutti? Se è questo il senso della sfida, sono pronto. Il torneo inizierà? Ok, non ho capito, non ho letto. Con Fuxi. Beh, insomma, arrivare non sarà tanto difficile. Forse il torneo lo sarà un po' di più, ma... non facciamoci la testa prima di lavarcela e andiamo sull'arena. Tavolama! Mi piacerebbe farmelo amico, Tavolama. E invece no, mi ha lasciato delle sfere. Dov'è la nave? La nave, il battello che ci porterà, sta lì, ok. Pronti, siamo arrivati! Barchetta a remi. Lasciate che vi spieghi come funziona. Le qualificazioni si terranno al Maranello speciale, c'era già detto. Lì ognuno prende la parte a 5 battaglie consecutive e la fresca. Le squadre che rimarranno avranno accesso alla finale. Bene, facciamo a botte una Battle Royale. È una Battle Royale? Beh, insomma, piuttosto veloce. Non ho avuto neanche il tempo di capire che succedeva, grazie a Sedonian che ci cura. Sono esausto e ho fame, e vai a mangiare allora. Addio a tutti i membri della nuova squadra KJ. Era qui la squadra di KJ? Non me ne ero accorto. Ciclopino è già andato. Me ne vado negli USA a mangiare una bella bistecca. Partecipi anche tu, R-Berry? La sua passione per le bistecche non ha confini. Me ne sono accorto. Ma c'è ancora... ah, quello senza faccia c'era ancora. Non me ne ero accorto. Troppo impegnato a combattere. Harry, disperazione Barry. Il tuo secondo nome è disperazione? Spiacente, ma non abbiamo intenzione di perdere. Proprio così saremmo ad andare negli USA. Beh, le nostre motivazioni non sono tanto diverse da quelle di Harry Barry. Dai su che voglio combattere, datemi l'energy max. Vela nera? Ah, forma amico però. Tutti con un attacco solo, fatti fuori. Si è appena unito alla mia squadra, non sta nella pelle. Oh, Falcappa non te lo perdonerà. Falcappa non te lo perdonerà. Sembra che siete diventati più forti col tempo. E meno male. Ci ferresire. Ragazzi, non perdete, soprattutto contro la prossima squadra. Quella con Falcappa, scommetto, vero? Beh. Pemme, Falcappa! Dai, e Falcappa se n'è quasi andato. A me gli attacchi d'acqua fanno male perché ci bagna in attributo fuoco. Oh, cavoli. Bene, muovi K, te ne vai, grazie, Forest K. Lei è il prossimo, eh. Bravo, che se n'è andato anche lei. Ottimo, abbiamo vinto tutte quante le sfide. Accidenti, abbiamo perso, siete diventati più forti. Va bene. È perché ci siamo allenati con Vialda che Tozucca. Hai ragione, vincerete di sicuro. Ma è l'ultima?
Oh, Robonian, una specie di mini boss. Robonian non ha bisogno di aiutanti Whisper, lo sai? Sono lo yokai perfetto creato con la tecnologia del futuro. La mia squadra è imbattibile, anche se ne faccio parte solo io. Dai, 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 ora. Senza scudo, perfetto. Attacco di continuo, ragazzi, non si può fare altro. Attaccare, attaccare, attaccare. Vai, vai. Ed è andato. Finito così. Che semplicità. Tornerò. I'll be back. Nonostante il numero delle sfere sia un numero poco carino, ce la siamo cavata egregiamente, direi. Però è durato pochissimo, è durato. Fatemi fare qualcosa di più coinvolgente, no? Ah, però ci danno 2000 sfere come ricompensa. Vediamo ora che succede, poi magari concludiamo. Congratulazioni per aver superato le qualificazioni. Ora vi aspetta la gara principale. Wow! Bellissimi! Oh, Valenotte Kyubi! Kumandi, cosa ci fanno qui oggi, leader delle due squadre favorite? Mi hanno detto che una squadra si è qualificata alla sua prima partecipazione. Pensavamo fosse carino salutare i nostri potenziali avversari. Ciao. Scusate l'intrusione. A quanto pare venire qui non valeva nemmeno la pena. Andiamo! Va bene. Che significa tutto ciò? Sono venuti a prenderci in giro? Trasformate la rabbia in voglia di vincere e sconfiggeteli in gara. Lasciate che vi spieghi come funziona la gara principale. Il re dei Blasters si terrà a Valdoro Nuova. I giudici cercheranno di stabilire se siete dei Blasters degni di tal nome. In altre parole, sarete valutati in base a quanti yokai rivali sconfiggerete. Quindi dovremo combattere, combattere e combattere. Esattamente. Bene, truppa, a Valdoro Nuova, in missione! Quindi devo sconfiggere un numero spropositato di yokai? Quindi Kuch, per questo video è tutto. Domani continuiamo con Yokai Watch Blasters, ovviamente come sempre per tutta la settimana. E vedremo chi trionferà al Re dei Blasters. Come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.